Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Cobiz. Nell'unboxing di Cobiz vi ho mostrato appunto due tipologie di stampo. Avevo appunto scelto questa tipologia di stampo per realizzare dei portachiavi davvero molto carini con i joystick di alcune console. Questo è appunto il codice del prodotto, che troverete anche il link in descrizione. E poi avevo scelto anche quest'altra tipologia di stampo con varie gemmine, molto lucido, e questo è appunto il codice. Io adesso andrò a sperimentare con questo stampo qui, perché non vedo l'ora di realizzare questi portachiavi, sono davvero molto molto carini, e quindi adesso andiamo a realizzarli insieme. Ne ho presi due di stampi, come vedete, e qui c'è la formina appunto del joystick dell'Xbox, poi c'è il Nintendo NES, poi questo dovrebbe essere il Atari, e poi questo qui è la PSP 3. Adesso vado a sperimentare e per prima andrò a colare tutti i vari dettagli di tutti i joystick. Rieccomi, parto con realizzare il joystick dell'Xbox, quindi l'Xbox presenta appunto questi tre tastini colorati, uno giallo, uno blu, uno rosso e uno verde. Questo centrale è simile argento e poi questi tre sono appunto nella colorazione nero. Quindi vado a realizzare questi colori e poi vado ad aprire in questo modo lo stampo per andare ad aggiungere qualche goccina di resina colorata in questi piccoli spazietti. Quindi realizzo i colori e ritorno da voi. Per tutte e quattro le colorazioni ho aggiunto una goccina di questo, del Resin Art Color bianco, e adesso vado ad aggiungere qui qualche pigmento blu, poi verde per quanto riguarda il secondo colore, rosso ed infine ocra. Rieccomi, ho realizzato appunto i quattro colori, vedete il blu, il verde, il rosso e quasi un misto arancio, aranciato barra ocra. Allora, quindi per quanto riguarda il tastino, non so se qui si nota, ma all'interno ci sono appunto la X, la B e la Y qui in alto. Quindi per quanto riguarda la X è nella colorazione blu, quindi prelevo un po' di blu, allargo appunto lo stampo e vado ad inserire questa piccola gocciolina in questo modo e proseguo così per anche gli altri dettagli. Rieccomi, ho realizzato i dettagli e sono trascorse esattamente 2 ore da quando appunto ho realizzato questi dettagli, vedete? Con i vari colori. Invece questi ultimi quattro andrò a realizzarli total black, senza andare a fare appunto i dettagli colorati, total black tutto, anche i tastini. Quindi qui ho la mia resina nera e adesso vado a colare tutti gli stampini. Rieccomi, si sono finalmente catalizzate. Alla fine avevo realizzato troppo nero, troppa resina nera, e quindi ho colato anche questi altri due stampi sempre di Cobiz. Quindi adesso vi mostro il risultato. Partiamo proprio con questo qui. Questo è una gocciolina. Peccato che qui c'è un piccolo glitter, però va bene. Sono belli lucidi. Poi vediamo questo. Questo è anche molto molto carino. Li ho realizzati tutti quanti neri, anche questo molto bello, anche questo qui,
questo andrò a realizzare tutti i pendenti. E poi ho realizzato anche questi qui, non so se si notano dalla videocamera, questo piccolo cuoricino tutto glitterato soltanto con il pigmento acquistato di Resin Pro, cioè è spettacolare quel pigmento. E quest'altra piccola gocciolina, eccola qua, che carina, piccolina anche lei, piccina piccina. Nessuno di questi presenta bolle, quindi ottimo. Andiamo a scoprire anche questi belli, questi sono davvero molto belli. Andrò a realizzare sicuramente degli orecchini o dei pendenti, questo anche bellissimo, anche questo qui. Poi eccolo qua, bello anche questo. Questo c'è una piccola, è un po' di polvere, sa, è pigmento, neanche polvere. Poi la gocciolina piccina picciò e poi il cuoricino. Questo cuoricino è adorabile. E adesso andiamo a vedere anche questi stampini qui. Allora, questo non so perché è uscito un po' opaco in questo punto. Ah, è proprio lo stampino. Ok, ecco perché è uscito un pochettino opaco. Non so se si nota qui. E qui il rosso non l'ho fatto abbastanza intenso. Qui a fianco c'è una piccola bollicina. Quindi ni. Questo è uscito carino. A parte questi tastini qui, sono venuti questi su in alto lucidi. Questo in basso un pochettino opaco. Vediamo questo qui. E questo è carino. Tutto nero. Vediamo questo dell'Xbox. Oddio che carino questo. Adoro. Qui si andrà a realizzare tutti i portachiavi. Allora, vediamo questo. Questo più che un joystick sembra un cornetto nero brucacchiato. Poi vediamo questo. Questo è il solito discorso, questi due sono venuti lucidi e questo qui opaco. E non so, forse perché qui non ha aderito bene allo stampo, non so. Vediamo quest'altro. Questo infatti anche questo è venuto un po', vediamo se è sempre lo stampo che è un po' opaco in quel punto. No, qui ci sono delle bollicine, non so se si notano, delle piccole bollicine. Tutto sommato sono carini. E mostro l'ultimo, che carino questo dell'Xbox, è sempre molto carino. Ho fatto appunto i tastini e poi questo centrale argentato, sono davvero carinissimi. Niente, questi erano tutti gli esperimenti con gli stampini appunto di Cobiz e sicuramente andrò a fare dei portachiavi, quindi andrò a realizzare il buchetto in questo punto e poi andrò ad inserire un perno a vite sempre con la resina UV e poi aggiungo l'estensione di catena con il portachiavi. Davvero molto semplice, niente di complesso. Invece per quanto riguarda questi pensavo a degli orecchini e dei pendenti, specialmente realizzare un paio di orecchini con questi piccoli cuoricini che sono davvero adorabili. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato questo bellissimo portachiavi e l'ho regalato già a mio fratello che l'ha adorato. Ho aggiunto questo joystick della PSP, questi piccini sempre della PSP e poi questo qui dell'Xbox. Davvero molto molto carino questo portachiavi, credo che ne andrò a realizzare altri, anche dei joystick in rosa per noi femminucce. Infatti ne andrò a realizzare anche uno bianco per mia sorella che già me l'ha richiesto e poi uno per me anche tutto rosa. Niente, questo era il tutorial appunto in collaborazione con Cobiz, spero che sia stato di vostro gradimento, io mi sono divertita tantissimo a realizzare questi piccoli joystick, niente, spero di realizzarne altre, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!